Buongiorno, un'amica mi ha chiesto dei bicchieri di birra, diciamo, portachiavi per fare dei pensierini. Allora, siccome io li sto facendo, ne volevo fare una con voi per farvi vedere quello come faccio, diciamo. Penso che su YouTube ce ne siano altri, però questo è il mio metodo, diciamo, il mio modo di farlo. Ho utilizzato un filato numero 8 perché non mi piace grande, a me i portachiavi piacciono abbastanza piccoli. Questo è di 5 centimetri circa di altezza e 3 centimetri di diametro. Quindi ho utilizzato un cotone numero 8 giallo, un cotone numero 8 naturalmente bianco. Ho utilizzato un'imbottitura, dentro ho messo l'imbottitura, né sul fondo ho messo per fare piatto un cartoncino, così vedete è bello stabile, e poi metterò alla fine metterò il gancio del portachiave, vedete in questo modo. Ed è semplicissimo, però è un pensierino carino. Per esempio, uno regala una birra speciale ad una persona e può attaccare alla bottiglia della birra questo simpatico portachiavi. Allora, cominciamo a vedere come si fa. Allora, si parte sempre con il nostro ormai abituale, diciamo, cerchio magico. Catenella per bloccare il cerchio magico e le nostre solite 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo il cerchio magico, lo stringiamo come facciamo sempre e chiudiamo con una maglia bassissima il primo giro. Eccoci qua. Abbiamo fatto il primo giro. Ora andiamo a fare il primo giro di aumenti, quindi in ogni maglia ne lavoriamo due. Quindi uno e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 8, 9, 10. 11 e 12. Abbiamo fatto il secondo giro. Stringiamo bene l'anello iniziale, ci facciamo scorrere un po' di filo. Ora andiamo a mettere un marcapunti per segnare l'inizio del giro. E facciamo il terzo giro lavorando una maglia bassa e un aumento. 1 e 2. Una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un altro aumento. Maglia bassa, aumento, maglia bassa, di nuovo l'aumento, ultima maglia bassa e ultimo aumento. Abbiamo adesso 18 maglie. Spostiamo il marcapunti e
continuiamo ad aumentare facendo due maglie basse e un aumento. 1 e 2. Di nuovo 2 maglie basse. Di nuovo l'aumento. 2 maglie basse. Un aumento. 2 maglie basse. Aumento. 2 maglie basse, aumento, 2 maglie basse e l'ultimo aumento. Abbiamo così 24 maglie. Di nuovo spostiamo il marcapunti. E facciamo l'ultimo giro di aumenti portando le maglie a 30. Quindi faremo 1, 2, 3 e l'aumento. 1, 2, 3 e l'aumento. Di nuovo aumento. 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, 1. 2, 3 e siamo all'ultimo aumento. Abbiamo così 30 maglie. Spostiamo sempre il marcapunti e ad ora lavoriamo sempre senza aumenti. Il primo giro naturalmente lo faremo in costa retro, cioè prendendo solo la costina di dietro. Quindi faremo 30 maglie, una, 2, 3, prendendo solo la costina di dietro, 4, 5, 6, 7, 8. Vedete che alla fine rimarrà un righino, vedete questo righino che sarà la base. Continuiamo tutto il giro in questo modo, lavorando sempre solo la costina più lontana da noi, costa retro. Continuiamo fino a raggiungere l'inizio del giro dove abbiamo messo il marcapunti.
Naturalmente io come marcapunti, avete visto, ho messo un filo, però se a voi piace mettere proprio il marcapunti, lo dovete mettere sempre sulla prima maglia che lavorate, di ogni giro. Ecco qui ci siamo, ho fatto tutto il giro, vedete? Ora sposto di nuovo il marcapunti e comincio a lavorare sempre a maglia bassa, però questa volta prendo tutte e due le costine, quindi così, una, 2, 3, farò, oltre al primo che ho fatto in costa retro, farò adesso 11 giri di maglia bassa normale, sempre di 30 maglie, quindi in tutto, compreso quella fatta in costa retro, dovranno essere 12 giri di maglia bassa. Andiamo avanti e facciamo questi 12 giri di maglia bassa. Ci vediamo dopo. Allora, ho fatto i miei 12 giri, ho tolto il marcapunti perché sono arrivata alla fine del lavoro, faccio una maglia bassissima e adesso devo fare il manico. Come faccio? Allora, vi ho detto che io ho fatto la base di 30 maglie perché lo volevo piccolino, ma se voi volete fare un bicchiere più grande potete aumentare, arrivare a 36 oppure 42, ma se aumentate la base in proporzione dovete aumentare anche i giri. Quindi se io ho fatto 30 maglie ho fatto 12 giri, se faccio 36 ne faccio 14, se faccio 42 ne faccio 16 di giri. Quindi è tutto in proporzione se uno lo vuole più grande. La stessa cosa è in proporzione anche il manico. Il manico, io ho fatto 12 giri, quindi per fare il manico farò 14 catenelle. Se avessi fatto 14 giri, dovevo fare 16 catenelle. Quindi tenete presente che le catenelle del manico devono essere 2 più dei giri che voi avete fatto in altezza. Allora io mi ho detto che ho fatto 12, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vado ad agganciarmi qui al fondo, vedete? Sull'ultimo giro in questo modo, sull'ultima maglia con un punto bassissimo, così. Ora torno indietro sul manico lavorando tutte maglie basse. Ne dovrebbe uscire circa 16-17. Quindi sono 14 maglie, almeno un paio di più. Una, due, prendiamo tutta la catenella, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Allora controlliamo se è tutto bello pieno. Infatti, vedete, è tutto pieno. E adesso con una maglia bassissima ci agganciamo sempre sulla stessa maglia da dove siamo partiti. Siamo partiti da qua, ci agganciamo qui con una maglia bassissima. E abbiamo attaccato il manico. Ora facciamo anche la solina per poter mettere il gancetto del portachiavi. Come faccio a fare la solina? Da questo punto riparto e faccio una, due, tre, quattro 4 catenelle, mi aggancio sempre con una maglia bassissima, sempre sullo stesso punto, in questo modo,
Dopo aver fatto le 4 catenelle, torniamo sulla maglia iniziale e facciamo la maglia bassissima in questo modo. Ecco qui. Adesso facciamo la catenella e tagliamo il filo. Che poi nasconderemo mentre lavoriamo. Guardate, quindi ho fatto il bicchiere, poi qua ci metterò il cartoncino sotto per farlo diventare piatto, il manico, vedete, e più questa solina, vi faccio vedere, vedete, questa solina qui, non so se si vede bene, questa solina dove aggancerò il portachiavi. Questo poi lo nasconderò mentre lavoro. Ora devo fare la schiuma, vedete? Io l'ho fatta appunto nocciolina, diciamo, chiamiamolo nocciolina, col filato bianco. Quindi adesso prendiamo il filato bianco e facciamo la schiuma. Allora, partendo sempre dal punto qui vicino alla dove abbiamo fatto la soletta. Per il portachiavi sul punto vicino qui agganciamo il filo bianco e lavoriamo in questo modo. Allora, prendiamo il filo bianco e lo facciamo uscire. Facciamo una catenella per bloccare. Nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Ora facciamo due catenelle. Mettiamo due volte il filo sull'uncinetto e sempre qui nel punto successivo, vedete qui nel punto successivo, andiamo a lavorare una maglia doppia non chiusa, quindi così. Di nuovo filo sull'uncinetto, sempre nello stesso punto andiamo a lavorare un'altra maglia doppia non chiusa, quindi estraiamo una volta, estraiamo due volte e ci fermiamo. Di nuovo filo sull'uncinetto due volte, sempre nello stesso punto, entriamo e facciamo una volta estraiamo e la seconda volta estraiamo. Abbiamo sull'uncinetto la maglia la soletta delle due catenelle iniziali, 1, 2, 3 maglie alte non chiuse. Ne andiamo a fare altri due, ne dobbiamo fare in tutto 5 da avere sull'uncinetto 6 asole. Quindi due volte il filo, di nuovo inseriamo, di nuovo estraiamo una volta, estraiamo due volte e ci fermiamo. Ancora il filo sull'uncinetto, di nuovo. Estraiamo una volta, estraiamo due volte. A questo punto, se contiamo le asoline sull'uncinetto, sono 6. Chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Spingiamo in fuori, vedete così il lavoro. Saltiamo una maglia di base e andiamo a lavorare in quella successiva una maglia bassa. In questo modo rifacciamo di nuovo 2 catenelle. Nella maglia successiva alla maglia bassa andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie alte doppie non chiuse, quindi questa è la prima, una e due estraiamo. Questa è la seconda, uno e due. Due volte il filo per fare la terza. Due volte il filo per fare la quarta. Due volte il filo per fare la quinta. Uno e due. Ricontiamo le asoline sull'uncinetto, sono 6. Chiudiamo tutte insieme. E facciamo una catenella. Spingiamo fin fuori il lavoro, saltiamo una maglia di base in quella successiva maglia bassa.
A questo punto abbiamo bloccato anche i fili, avete visto che io l'ho lavorato insieme, quindi posso nascondere i fili internamente e riparto con 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, nella maglia accanto alla maglia bassa vado a lavorare le mie 5. Questa è la prima. Questa è la seconda maglia alta doppia non chiusa. Questa è la terza. Questa è la quarta maglia alta non chiusa. E questa è la quinta maglia alta non chiusa. Ho di nuovo 6 asoline, prendo il filo, chiudo tutti insieme e faccio una catenella. Spingo in fuori, salto una maglia e in quella successiva lavoro la maglia bassa. Vedete, ne ho fatti 3. Continuo così per tutto il giro. Quindi 2 catenelle, 5 maglie alte doppie non chiuse, chiuse insieme, salto la maglia, maglia bassa, 2 catenelle dopo la maglia bassa, così per tutto il giro. Dopo dovrò ottenere, vedete, 1, 2, 3, 10 noccioline. Facciamo questo giro. Allora, sto facendo, vedete, l'ultimo, chiudo, catenella, ne ho fatte, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Spingo come prima indietro e mi vado ad agganciare con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa che ho lavorato qui. In questo modo. Ora devo fare un altro giro. Farò un altro giro di queste. Di questi pippiolini, diciamo, di queste noccioline, Allora, solo per questa volta parto da qui direttamente facendo 4 maglie 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E poi faccio di nuovo, sempre nello stesso punto, le mie 5 maglie altissime non chiuse, che poi chiuderò tutti insieme. Quindi ho fatto 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutti insieme, contando anche le catenelle iniziali, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 asoline. Chiudo tutti insieme e faccio la catenella come ho fatto sempre. Ora vado a fare la maglia bassa, però questa volta qui sopra, nella maglia di chiusura della nocciolina del giro precedente, qui. La maglia bassa la faccio. Mi è scappata una maglia, eccola qui, la maglia bassa la vado a fare qui sopra. Da qui riparto sempre con 1 e 2 catenelle e poi vado a lavorare le mie 5 maglie sulla maglia bassa del giro sottostante, qui. Vedete? Vado a lavorare. Allora, vi faccio vedere di nuovo, ho fatto le 2 catenelle, ho messo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare qui, vedete la maglia in mezzo alle noccioline, qui dentro c'era una maglia bassa e quindi vado a lavorare qui dentro e faccio una e due, non chiudo, vado avanti altre 2 volte, 1 e 2.
di nuovo uno e due e sono tre, ancora uno e due e sono quattro e l'ultima uno e due e sono cinque in tutto, ossia soline, vedete? E le chiudo tutte insieme con la catenella per bloccarla. Rispingo sempre verso fuori e vado a fare la maglia bassa qui sopra. Vedete? Dove c'era la catenella che chiudeva la nocciolina del giro sottostante. Riparto sempre con le 2 catenelle e vado a fare sempre nella maglia, vedete, in mezzo qui. Le mie 5 maglie altissime chiuse insieme. Rifacciamo tutto il giro, ne facciamo di nuovo 10 perché vengono fatte tra una e l'altra. Facciamo questo giro. Allora, ho fatto anche la decima nocciolina del secondo giro e vado a chiuderlo sempre sulla maglia, sulla nocciolina sottostante. Scusate, ora dobbiamo fare le diminuzioni perché dobbiamo restringere la schiuma, diciamo, la parte di sopra. Come facciamo? Dobbiamo fare una nocciolina sì e una no, cioè nello spazio tra 2 noccioline, una volta ci lavoreremo la nocciolina e una volta lavoreremo solo maglie basse. Quindi ho fatto la maglia bassa, adesso vado a lavorare un'altra maglia bassa sulla nocciolina successiva, una maglia bassa sopra la catenella che unisce la nocciolina e quindi ho fatto una maglia bassa al centro tra le 2 noccioline, una maglia bassa sopra. Vado adesso a fare in questo spazio la nocciolina, quindi faccio sempre 1, 2 catenelle e 5 maglie alte doppie non chiuse che chiudo poi tutti insieme, quindi 2, 1, scusate, 2, 3, 4 e 5 maglie doppie non chiuse. Le chiudo tutte insieme, faccio la catenella, la spingo in fuori, adesso sopra questa maglia vado a fare come ho fatto per gli altri giri, la maglia bassa. Un'altra maglia bassa la faccio sulla maglia bassa successiva, qui che sta qua in mezzo, e faccio un'altra maglia bassa. Un'altra maglia bassa la vado a fare sulla nocciolina qui. E così, vedete, su questo spazio non ho fatto la nocciolina. Vado adesso nello spazio successivo e faccio la mia nocciolina. Quindi faccio una, scusate, ho messo il filo solo una volta, una maglia e non chiusa, 2 maglie e non chiuse, 3 maglie. 4 maglie e 5 maglie non chiuse. Le chiudo tutte insieme, catenella, spingo in fuori e maglia bassa sulla cima della nocciolina sottostante. Ho fatto così 2 noccioline. Adesso sullo spazio successivo tra le 2 noccioline vado a fare la maglia bassa perché qui non ce la lavoro. Una maglia bassa sopra la nocciolina seguente in questo modo. 2 catenelle e ora sopra nello spazio fra le 2 noccioline vado a fare la nocciolina. Quindi
una, due, tre, quattro e cinque. Ho fatto le mie 5 maglie, le chiudo tutte insieme, catenella per bloccare. Spingo in andiè verso di me, maglia bassa sulla prima nocciolina, maglia bassa sulla maglia bassa seguente, che sta in mezzo alle noccioline, maglia bassa sopra la nocciolina. Vedete? E quindi in questo modo ho fatto una, due, tre soltanto di fino adesso di noccioline. Ancora le mie 2 catenelle e vado a fare la nocciolina nello spazio successivo. Quindi una maglia, due maglie, tre maglie, 4 maglie, 5 maglie. Chiudo tutti insieme, catenella per bloccare e maglia bassa sulla cima della nocciolina sottostante, maglia bassa sulla maglia bassa successiva tra le 2 noccioline. Maglia bassa sulla nocciolina sottostante, sulla cima. Di nuovo, una, 2 catenelle, e metto il filo 2 volte e vado a fare l'ultima nocciolina. Una, due, tre, quattro e cinque. 5 maglie basse, chiudo tutti insieme, catenella per bloccare e vado di nuovo sulla cima a chiudere con la maglia bassa. Vedete che l'apertura si è ristretta? Infatti questa volta ho fatto solo una, due, tre, quattro e cinque noccioline. Ultimo giro di noccioline ne faremo solo tre. Quindi facciamo 2 catenelle, maglia alta doppia non chiusa 1, maglia alta non chiusa 2, tre, quattro e cinque. Chiudiamo tutti insieme, catenella per bloccare, e andiamo sulla catenella, sulla maglia in alto, qui sulla nocciolina, con la maglia bassa. Un'altra maglia bassa al centro di quella successiva, un'altra maglia bassa sulla nocciolina sottostante. 2 catenelle e andiamo a fare la nostra nocciolina su quella successiva. Quindi una, due, tre, quattro e 5.
Chiudiamo tutti insieme, catenella, e adesso andiamo a fare, ci agganciamo sopra alla cima dell'altra nocciolina, maglie basse. Fino ad arrivare alla nocciolina successiva. Eccola qui. 2 catenelle, andiamo a fare l'ultima nocciolina. Allora, facciamo prima maglia, seconda maglia, terza maglia, quarta maglia, quinta maglia. Chiudiamo tutti insieme, catenella per bloccare e ci agganciamo alla nocciolina successiva in questo modo. Vedete che il forellino si è stretto? Ora a questo punto facciamo una catenella per bloccare e tagliamo il filo un po' più lungo per cucire. Ecco qui. Ora andiamo a preparare il cartoncino e poi riempiamo il boccale di birra. Andiamo a prendere il cartoncino. Allora, ho preparato, vedete, un cerchietto, lo vado a mettere qui alla base dentro, vedete, in questo modo. Ora metto un po' di imbottitura, ecco Ne metto ancora un po' perché mi sembra vuoto. Eccolo qua. Vedete? Adesso un bicchiere mi sembra giusto. Prendiamo un ago. Prendiamo un ago, infiliamo il filo, andiamo a chiudere l'apertura. Allora, come faccio a chiudere l'apertura? Io infilo l'ago, guardate, non so se si riesce a vedere da vicino, ecco così, nelle asoline delle maglie basse che ho fatto, quindi una, due, vedete tutte le asoline che io ho già fatto di maglie basse, due, tre, quattro, cinque, vedete tutto intorno. Comincio a tirare, vedete? Si comincia a stringere. Ancora. Ecco qui.
Stringiamo sempre. Vedete? Ecco, adesso con qualche punto stringiamo proprio tutto. Tiriamo fuori bene tutte le noccioline in modo che si vedano, vedete? E nascondiamo il filo all'interno. Possiamo benissimo tagliare, vedete? E il nostro boccale di, scusate, non si vede così, e il nostro boccale di birra è pronto, vedete? Adesso non, bisogna solo aprire l'anellino, inserirlo qui ed è fatto. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie.